Quali sono le sue considerazioni sul rapporto BES presentato oggi? Siamo soddisfatti di questa nuova edizione a cui abbiamo dato una natura di maggiore riflessione anche di carattere metodologico, supportando quest'anno le valutazioni di ciascun dominio con tanti indicatori, anche con una valutazione sintetica che accompagna la lettura. E questo consente anche la possibile maggiore utilizzazione di questo quadro composito della società italiana. Da un punto di vista dei dati, abbiamo aggiornato al 2014, quindi non teniamo conto della congiuntura del 2015, e il 2014 è un anno luci e ombre in cui non c'è stato ulteriore effetto della crisi, quindi in generale varie dimensioni si sono stabilizzate o hanno avuto qualche leggero miglioramento. Abbiamo verificato gli elementi positivi soprattutto per quanto riguarda la salute, l'istruzione, ma anche la partecipazione delle persone e il benessere soggettivo. E questo tema della salute è importante perché l'allungamento della vita testimonia certamente un elemento fondamentale della qualità della vita delle persone ed è una caratteristica della nostra società di cui dobbiamo essere fieri. E quindi anche il tema dell'invecchiamento va visto anche come successo della prevenzione di un sistema sanitario certamente valido. E sul tema dell'istruzione abbiamo miglioramenti sui vari indicatori, tuttavia rimane forte un gap rispetto agli altri paesi europei. E sul lavoro abbiamo una stabilizzazione. È interessante notare che le persone sono piuttosto soddisfatte del lavoro che fanno, c'è anche un miglioramento nella soddisfazione nei contenuti del proprio lavoro e questo tema della qualità del lavoro è un tema sempre più importante. C'è una situazione invece in cui tanti laureati o diplomati fanno lavori che non invece hanno le competenze coerenti con questi lavori, però la soddisfazione del lavoro è un elemento piuttosto interessante che abbiamo colto come significativo. Naturalmente dal punto di vista invece dell'intensità dell'occupazione abbiamo un quadro che conosciamo di forti differenze di genere, squilibri territoriali certamente ancora molto forti.